Maestro, non si copia, ci si ispira, se si è costretti a riprodurre un'opera però ci si mette del proprio, lei ci ha tenuto, abbiamo smontato questa lastra, questo bassorilievo per far vedere il lavoro che c'era dietro. Ma sì, ma più che altro per rendere merito ai miei collaboratori, perché da solo dovreste mandare a fare tutto io, insomma. Ci ho ben 46 persone che lavorano e di cui ci sono tre in pole position già che fanno, sono quasi all'altezza di fare quello che sto facendo io. No, quasi, sono all'altezza. E quindi io quando non ci sarò più sono soddisfatto perché i miei figli, i miei nipoti sono in buone mani. Perché la dirittata, se così si vuol dire, è quello di aver capito che non bisogna portarsi i segreti con sé, insomma. Io ricordo tanti anni fa sulla rete 1, sulla Rai, ma sto parlando forse di oltre 50 anni fa, siamo stati chiamati io e un grosso costruttore di chitarre, ed era De Bonis, che non c'è più. E allora il liutaio faceva all'epoca le chitarre per Modugno, e mi domandarono a me come faceva, certo, ma io mi sono avviato un piccolo laboratorio e speriamo nel tempo di aumentare sempre di più, di trasmettere questa nobile arte, insomma, a tante altre famiglie che possono trarre, insomma, profitto di tutto questo. E De Bonis dice, no, io questo lavoro lo faceva mio nonno, mio padre, e adesso io, ma avete un laboratorio? No, me lo porto nella tomba, questo segreto che è di famiglia. L'ho fatto a lungo per concludere, che sono orgoglioso che dopo di me è all'Agerato Sacco, continua sempre di più perché c'è alla guida c'è appunto mia figlia che è molto più capace di me nell'essere imprenditori. Assessore, le nozze di Cana, un'opera unica e preziosa, destinata alla sala del Palazzo degli Uffici Demografici di Crotone. Sì, siamo molto felici di questo. Si tratta di un'opera che sicuramente non passa inosservata e valorizza il locale dove solitamente si celebrano i matrimoni. E si tratta di un'opera di Gerardo Sacco che reinterpreta un'opera famosa del Veronese del 1573 e la reinterpreta arricchendola dei simboli della nostra città.